Cristina Incorvaia, la confessione su Gemma e Sirius. Uomini e donne, è ormai terminato, ma si continua incessantemente a parlare di Gemma Galgani e del suo giovane cavaliere Nicola Vivarelli. Per quei pochi che non lo sanno, la dama torinese e l'enigmatico Sirius si sono conosciuti durante la versione virtuale del dating show di Maria De Filippi. Poi, una volta ritornati in studio, la loro frequentazione è continuata, ma i due sono stati travolti dalle critiche per la notevole differenza di età tra di loro, più di 40 anni. Adesso a dire la sua sulla coppia e a fare un'amara confessione è stata Cristina Incorvaia, ex dama del Tronover, e quindi conosce benissimo Gemma Galgani. E infatti su di lei, in una recente intervista, ha dichiarato: è una donna sensibile, sentimentale, un po' ragazzina, che vive l'amore in modo adolescenziale, mi fa tenerezza. Secondo la Incorvaia, quindi, la Galgani è un'eterna adolescente, ecco spiegato anche perché si sia invaghita di Nicola Vivarelli. Tuttavia l'ex dama del Tronover le parole più dure le ha riversate proprio sul ragazzo, che considera immaturo e soprattutto, secondo lei, si sta solo prendendo gioco della donna. Gemma invece al contrario avrebbe bisogno di un uomo più maturo e in questo modo, tra l'altro probabilmente, si vedrebbe meno la differenza di età. Insomma, avrà ragione Cristina Incorvaia su Gemma Galgani e Sirius? Chi può dirlo? I due appaiono innamorati e felici e non sembrano dar retta a tutte le voci maligne sul loro conto, anche se ultimamente un noto influencer ha rivelato che la dama torinese sia stanca del suo giovane amante. Quale sarà dunque la verità? Archiviato l'argomento sulla coppia nata Uomini e Donne, Cristina Incorvaia ha parlato di se stessa. Ammesso che dopo la fine della sua relazione con David Scarantino potrebbe ritornare nel programma di Maria De Filippi per rimettersi in gioco e provare nuove emozioni. Infine, riguardo a Temptation Island, che prenderà il via a breve, ha dato questo consiglio alle varie coppie in gara. Consiglio a tutti di essere se stessi, godendo delle emozioni e rapportandosi agli altri, perché è normale che rapportandosi 24 ore al giorno è facile che nascano degli affetti. Cristina Incorvaia, infatti, partecipò a un'edizione del reality sull'Isola delle Tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, proprio con David Scarantino. Cosa pensate delle dichiarazioni di Cristina Incorvaia su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.